Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo disneyano episodio di Into the 4K. Oggi parliamo della versione 4K edita dalla Disney di Mulan, remake del film animato del 98-99 di Mulan, di cui io non sono mai stato un fan accanito, non mi è mai piaciuto tanto il vecchio Mulan, non perché fosse brutto, gusti personali. E questo nuovo remake in carne e ossa io non l'avevo ancora visto, era uscito inizialmente pagando in money sul Disney Plus, adesso è free sul Disney Plus, ovviamente dovete pagare l'abbonamento a Disney Plus per vederlo. Lì è presente in 4K, Dolby Vision, Atmos inglese e Dolby Digital Plus in italiano. Qui invece il Dolby Vision non c'è nel disco 4K, ma dopo ve lo dico. Comunque il film mi è piaciuto, non mi è piaciuto, il fatto è che mi è sembrato un pochino freddo, cioè un cartone animato, chiamiamolo per chi è ignorante e capisce solo la parola cartone animato e non film animato, cartone animato, una cosetta, no? Un disegnino, chi se ne frega, un anime, ma che è un cartonino, no? Una cazzata. Come fa un film animato a dare cacca come sentimenti, emozioni, anche durata? Dura meno il film della Disney vecchio, ma ha più emozioni, rende molto di più di questo film in carne e ossa, che ripeto non è brutto, però anche già togliendo Mushu, se vi ricordate, doppiato da Enrico Papi, toglie l'elemento che potrebbe far piacere, un bel tema di una donna che prende coscienza di se stessa e poi guida alla battaglia tutta la sua legione. Manca l'elemento per il bambino per legarsi alla storia, che qui prevalentemente rimane per adulti. Di risate ce ne sono pochine, non lo so, non mi ha entusiasmato tantissimo, non mi è assolutamente dispiaciuto. Una visione, dategliela, compratevi il disco 4K che io ho preso in offerta al 50% al Media World durante quelle settimane pazze in cui prendavate film a 2,50 €, se no non penso proprio che l'avrei mai preso in disco per collezionarlo, per fare la recensione, anche perché costava 33,90 €, e non l'avrei mai preso Mulan a quel prezzo. Anche se devo dire che la steelbook non è affatto male, è molto molto carina, non mi dispiace, però mettere sto cartoncino con la colla da togliere ogni volta ti viene da mangiarti le mani. Comunque il film, dategli una visione, a me non ha entusiasmato tantissimo, ma magari a voi potrebbe piacere tanto, e comunque è anche per bambini, è solo che gli manca quell'elemento per far appassionare un pochino di più. E poi certe scene, la protagonista è brava, c'è anche Jet Li, il grandissimo Ip Man, Donnie Yen, Gong Li, ed è stato anche un piacere rivedere sullo schermo Jason Scott Lee. Se siete quasi quarantenni come me, ve lo ricorderete assolutamente, anni 90, Jason Scott Lee. Datemi una possibilità, non è male, secondo me poteva essere molto molto di più come film. E anche proprio come ambientazioni, costruzioni, non lo so, c'è qualcosa che non mi ha colpito pienamente. Ma come il video HDR10, come dicevo, manca il Dolby Vision presente nella versione streaming su Disney Plus. Qui il bitrate rimane abbastanza bassino, in certe scene stava sui 14-25 mega, per poi rialzarsi e andare verso 70 e 80 mega. Comunque quei momenti ne ho trovati veramente pochi, controllando con il telecomando. Ma il film mi sembrava familiare come riprese, andando a guardare su IMDb è stato ripreso con le Arri Alexa 65 e Arri Alexa LF Large Format con risoluzione 4.5 e 6.5K, a cui si è arrivato a un master 2K. Il dettaglio è elevatissimo in tantissime scene, nonostante non abbia sentito un micro dettaglio potente. Il dettaglio, cioè, è come un film ripreso a nitidezza 10 a livello massimo, però quando cerchi quel piccolo dettaglino, quando ti aspetti un dettaglino che hai già visto in altri film e con film ripresi con le stesse cineprese come Doctor Sleep, non ritrovi la stessa cosa, indipendentemente che sia Master 2K o Master 4K. Questo è un Master 2K, ma credetemi, si vede veramente bene. Solo che dopo, quando inserirete anche la versione 1080p che ho visionato in tantissime scene che mi ero scritto, ho visionato il 1080p e a livello di dettaglio è uguale, è la stessa cosa. Però se vi piace l'effetto nitido, troverete gioia per i vostri occhi. HDR10, veramente luminoso in tante scene quando c'è il sole che
albeggia o che tramonta, è veramente uno spettacolo. Vedere il cerchio giallo con tutte le sue sfumature che vanno verso lo scuro, verso il blu nero della notte, veramente bello. Anche se come colori, tra la versione che switchavo, lasciavo il film in 4K sul lettore e poi passavo al Disney Plus in Dolby Vision, tra le due ho notato che l'HDR del disco aveva dei colori un po' più punch, avevano un pochino più di punch, un po' più di pugno i colori. Anche se la versione Dolby Vision in streaming, non ho idea di quanto sia stata compressa, io ho una 33 mega di linea, quindi in teoria ho visto il massimo bitrate che ci permette Disney Plus. Il Dolby Vision mi è piaciuto di più. C'è una scena in cui lei si allena di notte sul lago con l'alberello, una torcia accesa sotto l'albero e la luce lunare. Tra i due, sull'OLED, mi è piaciuto un pochino di più il Dolby Vision. Quando c'è del nero con sfumature all'interno del nero, quella scena di quando lei si allena mi è piaciuta di più, proprio di il colore lunare che illumina lei, l'acqua leggero leggero, mi è piaciuto di più in Dolby Vision. Ma sentimenti miei, switchando tra il disco e lo streaming, ma come pacchetto globale tra colori, definizione, compressione, pulitura dell'immagine, disco batte tutti. Ci sono delle inquadrature sui campi verdi cinesi, che poi il film è stato realizzato in Nuova Zelanda, su questi campi di grano, di riso, quel cavolo che è, su questi campi c'è l'erba verde. In streaming impazzisce un po'. Ogni volta che la cinepresa si muove, lei cade a terra, ovviamente la cinepresa la segue, il dettaglio in movimento che è già presente nel 4K in streaming, quando c'è quel movimento di cinepresa, diventa più morbido. C'è anche una scena in cui lei cade a terra e la camera va a fuoco, fa proprio dei livelli per arrivare all'oggetto, la spada vicino a lei. La camera mette a fuoco qui fino ad arrivare qui, e c'è la sabbietta, la polverina gialla con la spada in primo piano. È un dettaglio pazzesco, che è lo stesso sul Blu-ray, cioè è nitido sul 4K ed è la stessa cosa sul Blu-ray, ma in streaming a me è risultato un pochino più morbido quel dettaglino. C'è, però nell'insieme io consiglio di visionare la versione su disco. Lo so, 30 e passa euro è caro, ce l'avete sul Disney Plus, per vederlo una volta va più che bene, ma sappiate che tra i due vince il disco. Vince il disco a mani basse, nonostante là ci sia anche il Dolby Vision, a me è risultata più piacevole la visione del disco 4K, molto molto di più. Proprio anche le parti con effetti speciali, in cui c'è questo stradone con tutte le pagode cinesi, sono effetti speciali, è tutto aggiunto al computer, è più morbido via streaming. In disco è più nitidarello. Ma passiamo all'audio. L'audio è presentato in Dolby Atmos e italiano Dolby Digital Plus 7.1, a bitrate di 1 mega sulla versione 4K, mentre sulla versione Blu-ray è codificato a 824K, è più basso, mentre l'inglese nella versione 1080p è presentato in DTS HD Master Audio 7.1. Innanzitutto l'italiano, sia del Blu-ray che del 4K, per arrivare al livello di volume della versione inglese e sentire lo stesso livello di centrale, di parlato, di effetti sonori, di musica, dovete aumentare almeno di 5-6 punti sull'amplificatore. Io ho aumentato e sono più o meno arrivato allo stesso volume. Dopodiché, avendo visionato il film una volta in inglese e riguardando le scene che mi ero segnato in italiano, è innegabile che gli effetti sonori si sentano. Lo so, voi direte, ma come fai a sentire un suono compresso? Però sentite il passare dei cavalli da destra dietro, surround in avanti, inglese. E DTS HD Master Audio è codificato a 6 mega, mentre l'Atmos sui 3 mega e mezzo circa, variabile. Il DTS HD Master Audio ha un pugno in più, soprattutto per la parte bassa degli effetti bassi e subwoofer, un pochino più profondo. Gli effetti in Dolby Digital Plus, ma anche in versione streaming, che non so quanto sia stato codificato in streaming, sembra che ci sia un pochino più di riverbero, sembra che sia leggermente, ce l'ho questo ovattato, però proprio mezzo punto in più di ovattato. Non lo so, se guardate subito in italiano non ve ne accorgete, sentite un volume un po' bassino, aumentate un po'. Però se sentite subito tutto il film in inglese e poi passate all'italiano, sentite che gli effetti, c'è una fenice che passa in Atmos, passa giù, ovviamente in italiano non è in Atmos, ma quell'effetto della fenice che passa
è diverso in inglese, è più, un po' più caldo, un po' più pieno, ha un po' più di dinamica in inglese. Nonostante in italiano si senta bene, non è che si senta assolutamente male, e anche in inglese l'atmos sopra pochissime scene, o almeno io non me ne sono accorto di questo atmos in tantissime scene. C'è una parte in cui la strega si trasforma in centinaia di uccellini, allora sì, c'è qualche uccellino in giro, anche quando lanciano le frecce c'è qualche freccia che arriva dall'alto, la battaglia finale... C'è uno che parla in alto sul frontale, in alto a sinistra. Per il resto la musica è veramente piena, larga, ma come mix generale ho sentito mix di audio migliori. Mi è sembrato un po' un dobbiamo fare sto lavoro, facciamolo, che esce il cinema, ah no, in streaming, che esce in streaming e voilà, fatto. Ho sentito mix migliori, nonostante si senta bene, vada bene, ma come effetti, come coinvolgimento, livelli di musica, ho sentito di meglio come mix, però il suo lavoro lo fa. Consigliabile l'ascolto in, penso sia tra le poche volte che lo dico, ma tra Atmos inglese sul 4K e DTS HD Master Audio sul Blu-ray, se volete un pochino più di potenza e di corposità, ma proprio un puntino, andate con la versione Blu-ray in inglese. Quello è l'audio che volete sentire di Mulan, per sentire il mix più bello. Poi Atmos sicuramente e il Dolby Digital Scrauso italiano, streaming, disco, pigliatelo dove volete. Passiamo agli extra. Gli extra sono più o meno numerosi, sono presenti solo nella versione 1080p del film. C'è un piccolo speciale sull'attrice che ha doppiato originariamente nel cartone animato americano, nel film animato americano Mulan, che è anche un'attrice che avete già visto in Mandalorian, Agent of S.H.I.E.L.D., l'avete già vista un sacco di volte, fa una piccola parte alla fine del film e gli hanno dedicato 2 minuti di speciale. Poi c'è un dietro le quinte di 15 minuti, abbastanza commerciale, un altro sul design del film, come hanno fatto i set, le riprese eccetera, di 7 minuti, uno speciale sui cattivi del film, e poi vedrete anche quanto hanno invecchiato nel film Jet Li e Donnie Yen, perché nel film dicevano ammazza, Donnie Yen sembra sempre un ragazzino nei film, guarda che vecchio che è a fare il capitano della legione, invece negli extra all'intervista è ringiovanito misteriosamente. Anche Jet Li, ho detto che fine ha fatto Jet Li, invece negli extra è ancora un bel giovincello che ci mena quando vuole, proprio a mani basse. Poi trailer, 2 video musicali delle canzoni, una cantata anche da Christina Aguilera, un video banale, sarà che sono cresciuto negli anni 90 in cui c'era il boom explosion dei video musicali tra i più belli e i più strani, ma c'è Aguilera, l'Aguilera che col vestito, che fa così col vestito proprio. Così, e fa così col vestito, boh. E poi ci sono degli estratti del film all'interno mentre lei svolazza così. Va bene, scene eliminate per un totale di 7 minuti, tra cui una veramente carina che dava un tono un po' più scuro al film. E basta, niente di che come extra. Il disco lo consiglio come visione video, assolutamente meglio dello streaming, e se avete un po' di occhio ve ne accorgerete subito. Audio, il DTS HD Master Audio del Blu-ray 1080p. Ha una piccola marcia in più. Poi arriva l'Atmos e l'italiano. Ma chiudiamola qui anche per oggi. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K e vi auguro una buona giornata, buonanotte o buona cacata se siete al cesso che state cacando, perché io so che mi guardate dal cesso cacando. Io lo so. Quindi sayonara a tutti e bye bye.